Placido Rizzotto ha 10 anni quando Mussolini spedisce Cesare Mori in Sicilia per combattere la mafia. Noto come il prefetto di ferro, Cesare Mori si serve di metodi legali e illegali, compresa la tortura. Molti mafiosi fuggono in America, gli arresti sono indiscriminati e colpiscono anche oppositori politici e semplici lavoratori. Viene arrestato il padre di Placido Rizzotto, che è estraneo alla mafia. Per sostenere la famiglia, Placido Rizzotto deve abbandonare la scuola e cominciare a lavorare. Durante la Seconda Guerra Mondiale è caporale e poi sergente in Friuli Venezia Giulia. Quando arriva l'8 settembre non ha dubbi, entra nella Resistenza. Da partigiano ritorna nella sua Sicilia dopo la Liberazione. Diventa segretario della Camera del Lavoro di Corleone, socialista ed esponente di spicco della CGIL. Calati giunco che passa la china, piegati giunco che passa la piena, è un'antica regola mafiosa. I giunchi mafiosi, nascosti per anni, nell'immediato dopoguerra riprendono il loro potere in Sicilia. Hanno alle spalle la potente mafia americana, la Cosa Nostra di Lucky Luciano. Hanno i sindaci mafiosi nominati dagli americani dopo lo sbarco per tenere sotto controllo la popolazione. Nella Corleone del 1947 ci sono i protagonisti di una lunga lotta. Il potente padrino Michele Navarra, don e dottore, medico senza scrupoli. Il suo picciotto Luciano Liggio, che lo ucciderà e diventerà lui il padrino. E vengono educati alle regole della mafia futuri padrini come Totò Riina e Bernardo Provenzano. Ma a Corleone c'è anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, col grado di capitano dei carabinieri. E c'è Placido Rizzotto, il sindacalista che difende